Allora, siamo di nuovo collegati sulla pagina Facebook Il Crastatone, collegata anche al sito internet www.crastatone.it e a terminatanews.it. Con noi Maida Paganini, segretaria del Girotondo Doriana. Spiegaci in poche parole cos'è il Girotondo Doriana. Il Girotondo Doriana è un'associazione che è nata nel 2014, in nome di Oriana Angelini, con la quale abbiamo organizzato nel 2013 un primo mercatino di prodotti artigianali e abbiamo voluto continuare dopo la scomparsa purtroppo prematura di Oriana, quindi noi ci occupiamo di creare degli oggettini artigianali che vendiamo e doniamo a associazioni, in particolare ecco, il mercatino del Crastatone, il ricavato è devoluto completamente all'associazione contro la sindrome di Rett. La sindrome di Rett che colpisce anche persone, bimbi in amianto tra l'altro, esatto, quindi soprattutto bambine, esatto. E ce ne abbiamo infatti il primo mercatino che abbiamo organizzato, ecco, è organizzato proprio per Ginevra. Ecco, io vorrei però far vedere che quali sono i lavori che fa il circolo. Allora, il Girotondo. Il Girotondo di Oriana. Allora, ricordiamo che è un'associazione riconosciuta, il Girotondo di Oriana, quindi è possibile dare dei contributi direttamente. Assolutamente, giusto? Chi vuol donare può donare direttamente a noi. Noi non teniamo nulla, diamo tutto ad altre associazioni per scopi benefici. Esatto, quindi in questo caso per la ricerca. Vorrei ricordare anche il responsabile dell'Unione, insomma, operativa dall'ospedale di Siena, che viene sempre, il professor Reich, che viene sempre a Piancastagnaio a ricordarci anche il futuro, no? Come sta evolvendo la ricerca. Torniamo a noi e alla ricerca noi diamo spazio anche grazie a questo oggetto. Allora, questo è tutto fatto artigianalmente. Tutti fatti artigianalmente, quest'anno a differenza degli altri anni in cui abbiamo utilizzato essenzialmente materiale di riciclo e abbiamo fatto gli oggetti più diversi, quest'anno abbiamo voluto dare un tema. Ecco. Il tema sono le pigottine, sono ispirate a dei progetti di una creativa che si chiama Wanda, conosciuta in tutta Italia. Certo. E quindi niente, abbiamo realizzato insieme alle volontarie questi oggetti che vendiamo con un'offerta minima e ricavato, ricordo, andrà tutto devoluto alla sindrome. Questo è un altro esempio che sta tenendo in mano. Esatto. Qui ricordiamo che però qui c'è anche spazio per lavorazioni artigianali vere e proprie, questo è fatto tutto a mano. Assolutamente, proviamo spesso a organizzare anche dei corsi, ecco, per coinvolgere chi ha voglia di imparare o di insegnare qualcosa alle volontarie, è un momento per scambiarsi, per stare insieme, certo. E anche mantenere dei vecchi lavori di casa che non si fanno più purtroppo, questo artigianato sta sparendo, quindi questo è un altro aspetto del vostro impegno. Ti ringrazio, voi siete qui in Piazza d'Orologio, Piazza Matteotti, noi siamo qui all'interno della Casina di Legno della Proloco, quindi se passate qui di rimpetto c'è proprio dove voi state facendo l'esposizione. Grazie mille, buon Crastatone. Grazie.